Bentornati ragazzi con una nuova sfida ai pronostici sulla 27esima giornata di Serie A con Guglielmo e Guido. Ciao, ciao ragazzi. La scorsa volta è stata un totale disastro, io e Guglielmo ne abbiamo prese 5 su 10 a testa, mentre Guido solamente 2 su 10. Non me li fa pensare. Ora cercheremo di fare meglio in questa 27esima giornata di Serie A. Direi di partire subito con Milan-Udinese. Milan che viene da un brutto pareggio fuori casa contro la Salernitana, Udinese che è una squadra sicuramente non semplice da affrontare, che si chiuderà molto probabilmente e proverà a sfruttare i contropiedi. Credo che il Milan parta favorito, però quello che vado a consigliare è un multi-goal 2-4. Diciamo che negli ultimi anni Milan-Udinese è sempre stata una gara equilibrata a livello di risultato. E in questo periodo è molto difficile fare dei pronostici, per cui non mi fido di mettere una vittoria secca del Milan, per cui vado a dire multi gol 2-4. Io invece ragazzi penso che comunque il Milan vincerà, perché galvanizzata dalla sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo non mi sento altro, semplice 1. Io ragazzi vi dico che il Milan potrebbe anche pareggiare contro Udinese, però per andare sicuri, se volete rischiare, mettete 1x più gol. Anche qui faccio un discorso praticamente identico. Non mi fido del momento dell'Inter, che nelle ultime tre non ha trovato la vittoria. Sicuramente il Genoa è una squadra cuscinetto per l'Inter negli ultimi anni. Vado a consigliare anche in questo caso un multi-goal 2-4. Ritornando al collegamento del Milan, io penso che l'Inter invece dovrà vincere per forza, quindi consiglio due handicap. Non, ovviamente il Genoa proverà a fare il tutto per tutto, ma non credo riuscirà a fare niente di che. Io ragazzi vi consiglio due piove e due e mezzo, perché le partite dell'Inter in passato sono sempre finite con più di due gol, e quindi a sta partita l'Inter deve riscattarsi, perché abbiamo una squadra cuscinetto come il Genoa e per l'Inter più di due gol sempre fatti, quindi io vi dico, come ho detto, due più over due e mezzo. Ha detto abbiamo perché lui è interista, non l'avevi specificato, loro non lo sanno. Io spero che l'Inter più di due gol li faccia. Passiamo a Salernitana-Bologna, gara tutt'altro che semplice da pronosticare. Salernitana che è galvanizzata dal gran pareggio in casa contro il Milan. Bologna che finalmente ha trovato una vittoria in casa contro lo Spezia. Ecco, io dubito che il Bologna, dopo aver vinto dopo tanto tempo, cada contro la Salernitana, per cui quello che vado a consigliare è un semplice x2 in favore del Bologna. Partita molto difficile da pronosticare, anche perché la Salernitana sta in un buon periodo, tutto sommato si sta riprendendo piano piano. Come dice Simone, comunque il Bologna forse non può perdere ancora dopo aver ripreso una vittoria dopo tutto questo tempo, però non so perché io sento l'aria di pareggio e quindi vado su una X a cui aggiungerei gol, quindi non una semplice X. Io ragazzi invece, Salernitana e Bologna, vi consiglio un gol, perché come hanno detto i miei due colleghi ovviamente, la Salernitana sta vivendo un momento fantastico, il Bologna viene da una vittoria 2-1 contro lo Spezia, quindi un gol tutte e due le squadre possono fare. Passiamo a Empoli-Juve. Empoli che non vince da una vita, sfida la Juve che ha delle assenze pesanti, però credo che non perderà fuori casa contro l'Empoli. Non sono sicuro che vinca, vedendo le ultime prestazioni della Juve, tre pareggi tra campionato e Champions consecutivi, 3-1-1 consecutivi. Quello che vado a consigliare è un X2 più over 1,5, sarebbe anche ora che la Juve faccia più di un gol. Il mio ragionamento è lo stesso, e infatti anch'io consiglio X2 più over 1,5. All'andata Mancuso l'ha spizzata per l'Empoli, però non credo che l'Empoli si ripeterà con la Juventus. Io ragazzi vi consiglio doppia chance 1-2, perché come ha detto Guglielmo, l'Empoli all'andata ci ha vinto contro la Juve, chi lo sa, oppure che si rifà il nuovo risultato che ci rivince con la Juve. E fu così che finì X. E fu così che finì 10-0 per l'Empoli, tripletta di Pinamonti e 7 gol di Bayram. Perché ce l'ha il fantacalcio? No, chi cazzo tiene quei due scappati? Andiamo avanti. Sassuolo-Fiorentina. Si scrive Sassuolo
Fiorentina si legge gol, partita assolutamente equilibrata, tutte le due squadre sono offensive, giocano a calcio, concedono qualcosa dietro. Fiorentina che si trova senza Milenkovic, assenza importante in difesa, credo che sarà una partita in cui entrambe andranno a rete. La particolarità che apprezzo molto sia del Sassuolo che della Fiorentina è che mi ricordano entrambe le squadre di Premier League. Sono entrambe molto offensive e come Simone penso anch'io al gol. Io ragazzi vi consiglio uno o due più gol. Perché... Non la vedi dal pareggio? No. Tu così che finisce 0-0. Se è così mi taglio le palle, andiamo avanti. Torino-Cagliari, Torino che parte favorito in casa, è sempre molto difficile fare punti fuori casa contro i Granada. Cagliari che vive un buon momento, meritava qualcosa in più contro il Napoli. Ecco, quello che vado a consigliare è un segna casa al secondo tempo, perché secondo me non sarà una partita in cui si deciderà nel primo tempo e credo che il Torino nel secondo tempo possa trovare un gol almeno. Io penso 1x, quindi il Torino non perderà, più under 3,5. Non credo sia una partita da troppi gol. Madonna. Io Torino Cagliari metterei gol, perché il Cagliari, come si sa, deve salvarsi. Mazzarri cerca sempre il pareggio. Questa giornata, ragazzi, questa parte vi dico... si cerca sempre il pareggio, Allora si è qua, porco zio. Non dice mai che vince, sono vincente, no, pareggiamo. Sì. Derby Veneto, Verona-Venezia. Verona che è orfana di Günther e Casale, quindi due terzi titolari della difesa, giocheranno Rezos e Sutalo. Quindi credo che il Venezia sfrutterà queste lacune difensive del Verona. D'altra parte il Verona ha un potenziale offensivo che difficilmente resterà a secco in questa partita, per cui vado a dire gol da entrambe le parti. Io invece penso che sicuramente il Verona non perderà, anche se comunque il Venezia ci proverà fino all'ultimo. All'andata è finita 3-4 con una rimonta clamorosa del Verona e penso che il risultato sarà 1x più over 2,5. Io ragazzi... Mio collega mi ha fregato il mio pronostico, 1x più over 2,5. Spezia-Roma, che negli ultimi anni ci ha regalato dei risultati clamorosi, diciamo una bestia nera per i giallorossi. Credo che sarà una partita tutt'altro che al pronostico scontato, per cui quello che vado a consigliare è un segna ospite secondo tempo. Credo che la Roma nel secondo tempo troverà almeno un gol, il primo tempo magari sarà un po' più bloccato e penso che si deciderà nel secondo tempo. Io invece penso che la Roma comunque dovrà per forza vincere, perché non può continuare ad andare avanti così perdendo punti su punti, e rischio una giocata difficile, x primo tempo 2 secondo tempo. Io ragazzi vi consiglio over 1,5 sul sicuro. Sul sicuro. Sul sicuro. Lazio-Napoli, big match. Allora, diciamo che il Napoli negli ultimi anni è stata la squadra più difficile da affrontare per la Lazio. Solitamente almeno una volta a stagione i laziali si prendono una serenata dal Napoli, un'imbarcata. È successo all'andata 4-0 per gli azzurri. Ecco, credo che questa sarà invece una partita più equilibrata. Mi aspetto che la Lazio troverà almeno un gol. D'altra parte il Napoli non penso che sarà a guardare, per cui dico gol. Io penso invece che la Lazio, stando in casa, riuscirà a strappare un punto e quindi rischio X. Io ragazzi vi consiglio gol più over 1,5, sì. Terminiamo i pronostici con Atalanta-Sampdoria. Allora, io in questo momento non mi fido per niente dell'Atalanta. Atalanta che si troverà senza Jim City, Demiral e probabilmente, è in dubbio più che altro, Palomino. Quindi attenzione, contiamo anche le assenze di Muriel, Zapata, Ilicic. Quindi giocarmi qualcosa sull'Atalanta lo vedo rischioso, per cui quello che vado a dire è un multigol ospite 1-2 a Sampdoria, che si troverà senza Candreva, Sensi in dubbio, però credo che un gol lo farà, per cui multigol ospite 1-2. L'Atalanta è in grave crisi,
però credo, soprattutto dal punto di vista di infortuni, ma credo che comunque non perderà e quindi rischio un 1x più over 2,5. Non so, sento che qualcuno possa segnare. Io ragazzi vi consiglio 1x più over 1,5. Ok, quindi simile a lui, solo over 1,5 al posto di over 2,5. Ragazzi, vi ricordo che questo video lo stiamo registrando prima delle partite di Europa League. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, fateci sapere la vostra nei commenti, fate anche voi i vostri pronostici, iscrivetevi al canale, seguiteci sulla nostra pagina Instagram che potete trovare in descrizione. Ci vediamo nel percorso e spolliciatevi like e non disfricate, ragazzi. Cazzo.